Bello a tutti ragazzi, qui è Giulio D'Alessandro e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con il secondo episodio del draft. Nel primo episodio abbiamo giocato la prima partita, abbiamo costruito questa squadra, abbiamo sfiorato il 190 perché siamo arrivati a 189. Però comunque la prima partita è andata lo stesso bene, abbiamo vinto 5-2. Vi lascio il link qui sotto in descrizione se non l'avete visto. In questo episodio invece andremo a giocare la seconda partita e se tutto va bene anche la terza. Come sempre ragazzi, cerchiamo di arrivare a 400 like per questo secondo episodio. Quindi andiamo subito a cercare il nostro avversario. Ecco qui il nostro avversario, ha fatto 188 lui, con Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi lì davanti. Ok, anche lui più o meno ha fatto una bella squadra. Ci siamo ragazzi, inizia adesso la seconda partita del draft. Fermatelo, fermatelo, palla dentro per Neymar, si gira Neymar! Subito? Veramente? Così, subito? Ok. Calmiamoci, non è successo niente. Attenzione qua, Messi, 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 Messi il destro. Ma dai, ma ogni tiro segna questo. Attenzione qua, Tissone, non si ferma. Traversa linea, mamma mia, se entrava anche questa. Me ne andavo a casa se entrava anche questa, veramente. No ragazzi, ma non si riesce a giocare con questo, ma chi è? Attenzione qua, ancora. E dai, però siete in tre. Ma che cavolo sta succedendo? Noi o vinciamo 7-0 o perdiamo 10-0, cioè non c'è una via di mezzo. Attenzione qua, Ronaldo, 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 palla dentro. E dai, volevi fare anche il gol così, che sei sul 3-0. Attenzione qua, Messi! E palla fuori. È buona? Aduriz. È buona per Bale, la finta. Bale, 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 fermato? Forse è fallo, no? Si continua, fermato adesso Bale. Però ancora buona, Aduriz, Aduriz, fermato, il rimpallo, il sinistro. E poi blocca Oblak. Attenzione qua, Neymar, Neymar, fermato. Calcio di rigore? No, meno male, via così, via, butta via sto pallone. Attenzione qua, Aduriz, è buona, palla dentro, è buona per Ronaldo. Dai Ronaldo, non puoi farti fermare da Ugo Mallo. Cioè, ma è mai possibile Ugo Mallo che ferma Cristiano Ronaldo? In velocità? Attenzione, Cristiano Ronaldo, appoggia Aduriz, fallo 1-2, bellissimo, Aduriz in sinistro. No, non puoi sbagliare, non puoi sbagliare qui. Potevi riaprirla Aduriz, mannaggia. Attenzione qua, Bruno, è buona per Ronaldo, vai Ronaldo. Vai Ronaldo in mezzo a due, vai Ronaldo, buca il palo porta Ronaldo, la devi bucare quella porta, mannaggia. No, attenzione qua, palla dentro, Messi, 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 palo. Mamma mia, il 4-0 avrebbe chiuso definitivamente la partita. Dai, non farlo passare, questo si sta divertendo ormai. Messi, Messi, e vabbè. Io provo a fare la mossa della disperazione. Attacco totale. Fuori Victor Ruiz e dentro Gonzalo Higuain. Questo draft, Pipita, io lo sto facendo per te. E quindi ora tocca a te darci una mano. Forza. È buona per Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, non farti fermare. Palla dentro. Fermato da Iniesta. Però ancora buona. Bruno, Bruno, la finta. Passa Bruno, dai. Ma un rimpallo lo vinciamo in questa partita. Uno. Attenzione qua. Messi, 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 Messi ancora. Dai, falle un altro così. Identico a prima. Vai Bale, vai Bale, ora non è più Bale. La finta Bale, appoggia Ronaldo il destro e la parata di Oblak. Ma perché io per fare un gol devo fare 1000 tiri in porta per farne uno? No, ma quale fallo? Ma quale fallo? Rosso per Mathieu. Ma quale fallo? Ma tu stai scherzando? Che ho preso il pallone. Calcio di punizione, il destro e palla fuori. Vai Ronaldo, vai Ronaldo. La finta, Ronaldo, 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 il destro, Ronaldo. E dai, ma uno solo. Ma riuscite a farne uno? È stata deviata però, non so da chi. Calcio d'angolo, palla dentro, di testa Ronaldo ancora. Allontana via Messi, poi rimane lì. E corre in pallo, questo allontana via. Guardate come siamo sbilanciati. Vabbè, ormai, ormai ragazzi, che cosa devo fare? Attenzione qua, Ronaldo. 5-0. Vediamo se riusciamo a fare almeno il gol della bandiera con Aduriz. Adesso deve entrare. Cioè io quando faccio i tiri che vogliono che entro da lì vicino, poi ne faccio uno così con Aduriz a caso ed entra. Peccato, peccato per la squadra, perché secondo me la squadra era forte. Ci sarà girato veramente tutto male, non lo so. 17 tiri a 7, una vittoria meritata assolutamente. Però veramente, cioè, non lo so ragazzi, ci è andata male. Capita una partita storta. Andiamo a prendere questo premio che sono due pacchetti e uno anche argento. Apriamo prima quell'argento che tanto fa schifo e non troveremo niente, quindi lo skippiamo velocemente. Eccoli qua, Alexandre, tutti i giocatori strani che nessuno conosce. Andiamo a scartare, ci prendiamo 1200 crediti. Forse non riusciamo neanche a fare un altro draft perché non c'ho i crediti. Apriamo prima quello oro. Vediamo un po' quello normale, quello oro. Vediamo se troviamo qualcuno di forte che magari ci fa stare un po' meglio. No, scartiamo tutto, assolutamente. Siamo arrivati a 9000 crediti. Pacchetto oro premium. Vediamo se troviamo qualcuno di forte. Caliguri. Mamma mia.
e Allegri come allenatore. Io mi tengo Allegri, che può comunque servire, perché io ho comunque anche l'ancora, io ho la squadra italiana, quindi Allegri me lo tengo e mi tengo anche questo contratto qui oro. E andiamo a scartare tutto. Abbiamo 10.000 crediti. Per giocare il prossimo draft devo spendere un paio di giocatori, altrimenti non posso farlo. Purtroppo ci abbiamo provato a cercare questi giocatori qua, che i tots della Liga, Ronaldo, Messi, Suarez. Abbiamo provato anche a cercare naturalmente il Pipita, Gonzalo, Higuain, record breaker, ma non l'abbiamo trovato. Ma io comunque credo di fare un altro draft più avanti, magari quando usciranno i tots della Serie A. Non so voi quando vedete questo video, però comunque mi sembra che i tots dovrebbero uscire la settimana prossima, almeno io quando sto registrando questo video siamo abbastanza indietro. Comunque quando usciranno i tots della Serie A, lì proverò a fare un draft, forse anche due, per provare ad ottenere qualche tots. Purtroppo ragazzi non voglio fare i pack opening io, perché sinceramente spendere così tanti soldi per un paio di pacchetti veramente non lo voglio fare. Fate conto che per fare un pack opening fatto veramente come si deve, io devo almeno avere 4000 FIFA points. E cioè devo spendere 40 euro. Cioè io con 40 euro mi vado a comprare Uncharted 4 e mi diverto, che ancora non l'ho giocato, cioè per farvi capire. E al posto di aprire questi pochi pacchetti, perché alla fine con 4600 FIFA points quanti pacchetti andremo ad aprire? Sono circa 12 pacchetti se non sbaglio. E cioè 12 pacchetti ragazzi, 40 euro, cioè stiamo scherzando. Cioè per me non ne vale la pena. Poi ovviamente lo fanno, ci sono tantissime persone che lo fanno, però cioè beati loro che hanno tutti questi soldi da spendere per questi FIFA points, perché se li spendono significa che comunque li hanno questi soldi per farlo. Io purtroppo non li ho, e quei pochi che ho li uso per comprarmi giochi, per divertirmi, ma non per aprire i pacchetti. Pipita, mi dispiace, non siamo riusciti a prenderti. Purtroppo abbiamo preso una batosta incredibile. Ci riproveremo magari la settimana prossima con il draft della Serie A. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Cerchiamo di arrivare a 400 like per questo episodio. Purtroppo avrei dovuto giocare anche la terza partita, però purtroppo non c'è stata e quindi niente. Ma nel prossimo draft, se arriveremo alla terza partita, la seconda e la terza la farò nello stesso video. Quindi ragazzi, noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!